Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di discussioni urbane. Oggi sono a Venezia e andrò a trovare il professor Edoardo Salzano. Parleremo dello standard urbanistico e del suo connubio con lo zoning, ovvero con la zonizzazione nel contesto italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, condividete e noi ci vediamo alla prossima discussione urbana. Ciao! Buonasera professore e grazie per la disponibilità. Andrea, quando mi vuoi, qua mi trovo. Precedentemente abbiamo fatto un altro video che riguardava gli standard urbanistici. Sì. Questa volta facciamo sia un passo indietro, forse per farne uno avanti. Prima cioè, non facciamo il passo del cavallo. No, assolutamente no. Un passo avanti e uno di lato. Possiamo inquadrare cos'è stato la zonizzazione, lo zoning e se possibile fare uno zoom nel contesto italiano. Questo per poi arrivare alla vera e propria domanda in merito allo standard urbanistico, che è una prelibatezza proprio italiana, del connubio che c'è stato tra la zonizzazione, veri e propri perimetri, e lo standard urbanistico. Come dicono ai carabinieri, a domanda rispondo. Allora, la mia impressione, sensazione, cognizione è che la zonizzazione sia un errore di interpretazione della città, cioè un errore tecnico, supponendo che il funzionamento della città sia un funzionamento per usi distinti e separati delle diverse parti del territorio, mentre la città è essenzialmente mixité, coesistenza, pluralità, sedimentazione storica e quindi tutto ciò che la storia ha prodotto nel tempo e che si è concretizzato nella città, differenze sociali che persistono nella città perché la città è lo specchio della società e quindi la società è frammentata, è distinta, è separata. Quindi secondo me parlare di zonizzazione urbana è un ossimoro, cioè è una contraddizione nel senso stesso delle parole. Quindi sul concetto di zonizzazione in sé sono assolutamente critico. La zonizzazione è stata utile, vengo qua alla seconda parte della domanda, è stata utile ed è stata utilizzata come schema della città a cui applicare il calcolo degli standard. In altri termini, che ragionamento si è fatto? Dobbiamo creare degli spazi pubblici. La città, così come si è formata nell'età del capitalismo, è una città che non ha spazi pubblici per la vita sociale se non quelli della fabbrica. Invece le persone hanno bisogno di verde, di scuole, di salute, di una cosa che la città, come la immagina il mercato, non dà. O non dà a tutti. Quindi al fondo del concetto di standard urbanistici nella città c'è il concetto di una uguaglianza dei diritti degli abitanti della città in quanto tali, indipendentemente dal loro reddito, dalla loro condizione sociale e così via. Cioè un forte elemento di eguaglianza. Infatti non a caso gli standard urbanistici nascono
in un determinato periodo della storia. Certo. Nascono in un periodo della storia italiana nel quale, dopo la crisi dello, dopo essersi resi conto della crisi provocata dallo spontaneismo nella crescita della città, si è pensati, c'è stata un, come dire, un'attenzione politica della società e delle sue rappresentanti istituzionali alla necessità che tutti gli italiani vivessero meglio e quindi avessero quello che il mercato e la crescita spontanea della città affidata unicamente alla produzione edilizia aveva provocato. Così nascono gli standard urbanistici. Nell'ambito degli standard urbanistici si è posto il problema di calcolare quanti spazi pubblici fossero necessari nelle varie parti della città. E allora si è, come dire, convenuti di immaginare la città realizzata per parti sostanzialmente, non direi monofunzionali, ma caratterizzate da diverse densità di popolazione e quindi diverse necessità di spazi pubblici, attribuendo a ciascuna parte della città, cioè di questa interpretazione della città come insieme di zone distinte, una certa quantità di spazi pubblici. Così nasce la zonizzazione, cioè l'utilizzazione della zonizzazione per il calcolo di una cosa virtuosa come quella di assegnare a ogni abitante la possibilità di fruire, di avere spazi disponibili per i servizi necessari alla vita collettiva. Per capire meglio, sì, sappiamo, siamo ormai consapevoli di quello che è stato anche la crisi. Crisi degli standard, cioè c'è stata crisi dell'applicazione degli spazi pubblici, perché la città è tornata sostanzialmente a essere quella che era una volta, quella che ti fornisce il mercato, quindi di un'immagine assolutamente distorta. Cioè, perciò io sottolineo il fatto che gli standard sono stati partoriti e applicati in Italia in un periodo fortunato della vita politica italiana, in un periodo dove le esigenze della società avevano la prevalenza sugli interessi dei singoli individui, in particolare dei singoli proprietari immobiliari. Perché ricordiamoci una cosa, che gli standard urbanistici esprimevano la quantità di aree che avrebbero dovuto essere espropriate, tolte agli interessi immobiliari e quindi tolti all'appropriazione privata della rendita fondiaria. Questa è stata la ragione, come dire, la portata fortemente innovativa. Sono stati in controtendenza con l'orientamento che fino allora aveva dominato e che ha ripreso a dominare negli anni recenti, che la terra è mia, di me proprietario, e io ci faccio quello che voglio, indipendentemente dalle necessità sociali. Il mio punto di vista era quello che basta guardare i piani moderni, i piani di oggi, e vediamo che non sono più le stesse classi di zonizzazione con cui, diciamo, è nato lo zoning, ma c'è un'articolazione, anche a volte fantasiosa, suddivisione delle zone, perché anche le esigenze di oggi sono cambiate. Quindi abbiamo ipotetiche zone F che poi a sua volta si suddividono, perché anche a livello di servizi, i servizi di oggi rispondono a esigenze nuove. Sì, in realtà il processo è stato diverso. Il processo è stato quello che le aree che secondo gli standard erano dedicate alla realizzazione di spazi pubblici sono state
riprivatizzate, cioè privatizzate del fatto, e si sono cancellate le regole che avrebbero dovuto garantire che quegli spazi diventassero spazi pubblici. Quindi è stata un'azione proprio di demolizione degli standard urbanistici, o almeno degli standard urbanistici che riservavano aree, infatti le zone F di cui mi parli sono proprio le zone destinate a verde territoriale. Quindi parlando proprio della radice, allora sì, alla fine anche di questa nostra sì, discussione, e essendo presente una pianificazione basata sulla zonizzazione, poi in un certo periodo storico arrivano gli standard urbanistici, cioè è stata la zonizzazione che ha accettato lo standard o è stato lo standard che magari è stato realizzato in maniera calzante alla zonizzazione? Ma sono stati gli urbanisti che hanno cancellato gli standard, cioè gli spazi pubblici, che hanno fatto, sono abbastanza impietoso nei confronti della categoria professionale alla quale appartengo, gli urbanisti hanno abbandonato la lotta per la difesa degli spazi pubblici e si sono arresi, sono diventati, come dire, oleatori, lubrificatori di un sistema di riappropriazione privata dello spazio pubblico. E cosa ne pensa di quando anche allo standard si appella l'aggettivo di obsoleto, perché lo si reputa ancora basato su caratteri prettamente quantitativi, cioè risultanti da calcoli alla fine, e magari si pensa che quantità non vuol dire qualità all'interno dello spazio pubblico? Ma questo problema è sempre stato presente nella discussione degli urbanisti, cioè gli standard garantivano la quantità, non la qualità. La qualità doveva emergere dalla progettazione, dalla capacità di progettare gli spazi pubblici, di decidere che cosa all'interno degli spazi pubblici aveva una funzione, un'altra funzione o una terza funzione nell'ambito di un disegno complessivo della città. Quindi direi che è stato il tradimento degli urbanisti più che come dire, l'obsolescenza della norma. Se obsolescenza c'è stata quella che forse, voglio essere maligno, che gli economisti chiamano obsolescenza programmata, cioè si era deciso fin dall'inizio che questo giochino degli standard era un giochino da lasciare alle anime belle, agli urbanisti vogliosi di difendere gli interessi pubblici, ma che poi questa zonizzazione sarebbe ridiventata niente, qualcosa da superare e sostituire col ritorno al passato, cioè a casa mia faccio quello che voglio io. Però non pensa che allora forse i livelli quantitativi dello standard in base alle esigenze odierne forse potrebbero essere rivisti? Ma guarda, a quei tempi io mi ricordo si discusse a lungo sulla dimensione degli standard, cioè sulla quantità di spazio necessario della quantità di aree necessaria per gli spazi pubblici, per le funzioni pubbliche. E ci si basò sull'esempio positivo della regione Emilia-Romagna, regione amministrata in quegli anni dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, in cui si applicava un'urbanistica molto avanzata a livello europeo, e cioè le città erano dotate dalle amministrazioni, non c'era una, le regioni non erano ancora, non avevano ancora un'autonomia, non esistevano ancora, non avevano quindi autonomia legislativa, quindi non ci fu nessuna legge, ma il mondo degli enti locali, i comuni
e le associazioni di comuni si diedero spontaneamente delle regole e approvarono un documento nel quale si stabilivano gli standard urbanistici validi per i comuni che aderivano a quella proposta, che furono, credo, la quasi totalità dei comuni dell'Emilia-Romagna. Quegli standard furono presi come base dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cioè dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando decise la quantità degli standard. Vi ricordo che erano gli standard della regione Emilia-Romagna, erano sui tra i 25 e i 30 metri quadri ad abitante. I costruttori proposero 18 metri quadri ad abitanti. Ci fu un lungo discussione, contesa tra le diverse rappresentanze politiche, la sinistra e la destra, e si arrivò al compromesso. Quindi fu una trattativa tra interessi immobiliari e interessi pubblici, tra destra e sinistra. Allora la ripartizione degli interessi era questa, la rappresentanza. La sinistra rappresentava gli interessi collettivi, la destra rappresentava gli interessi privati. La destra continua a rappresentare gli interessi privati, ma ormai li rappresenta anche la sinistra. Un'ultima cosa, forse se facciamo mente locale, per quanto riguarda la situazione dei parcheggi, ad esempio lo standard ha avuto una sorta di revisione nell'89, magari con la Tognoli, forse quella si può considerare l'unica revisione a livello quantitativo che lo standard... La revisione maggiore è stata l'abolizione degli standard. Gli automobili non hanno bisogno di standard perché l'economia italiana è dominata dall'automobile e quindi anche l'uso dello spazio è dominato dall'automobile. Perché in Italia non c'è stato un arricchimento della motorizzazione collettiva sulla motorizzazione pubblica come c'è stato in altri paesi? In Inghilterra, in Germania, in Francia, tu viaggi sui mezzi pubblici in modo completamente diverso, cioè molto più massicciamente di quanto sia in Italia. In Italia chiunque può, si compra un'automobile e gira in automobile, perché i treni, cioè il trasporto collettivo, non è mai stato funzionato, è sempre stato considerato la Cenerentola, perché l'Italia è preda della soluzione privatistica dell'automobile, che è la produzione più dannosa da ogni punto di vista, dal punto di vista dell'impiego del tempo dell'uomo, dal punto di vista del consumo energetico, dal punto di vista dell'inquinamento e così via. E questa è l'Italia. Poi, se non sbaglio, cioè, in realtà ormai allora l'automobile non ha più la stessa funzione o le stesse caratteristiche di quando poi è stato concepito, ovvero il senso di libertà e il senso anche a livello tempistico di raggiungere in maniera più veloce da un punto B. In realtà oggi viene annullata per la saturazione, sì, ma e per la congestione. È giusto, gli italiani hanno sbagliato e hanno pagato e continuano a pagare, veramente. Concludiamo sperando che il prossimo decennio sia migliore di quello che è passato. Speriamo di sì. Il mio motto è dum spiro, spero, finché respiro, spero. Professore, la ringrazio. Figurati. Di questa discussione urbana e do appuntamento al prossimo video all'interno del canale. Va bene, arrivederci a tutti e grazie. Bye. Grazie per la pazienza con cui avete ascoltato, se avete ascoltato fino adesso. Grazie Andrea. Grazie a lei, professore.